www.radiotrevigiano.it. Mister, un buon allenamento che molti in dialetto finisce male, però obiettivamente c'era troppa differenza tra le due squadre a livello di tecnica. Sì, ho chiesto ai ragazzi di affrontarla con la massima serietà, siamo partiti anche benino sbagliando subito il gol. È stata bella la giocata sul secondo gol, comunque ragazzi, anche se hanno giocato meno magari in campionato, ho chiesto di dar tutto e che oggi sono dimostrati comunque l'altezza, hanno provato a giocare a calcio. Il secondo gol è quello che è piaciuto tantissimo come giocata. Abbiamo mancato in continuità, però qualche giocata interessante si è vista. Sì, cioè proprio a parte le giocate, a parte che l'avete chiusa in un quarto in 20 minuti, quindi dopo poi io credo che i tuoi abbiano pensato a giocare, a divertirsi, cioè almeno questo è quello che ho visto io. Sì, avevo chiesto ai ragazzi di divertirsi, l'hanno fatto. Però nel finale abbiamo preso quel gol, comunque mi è piaciuto l'atteggiamento finale. È sempre così, lo sai. Niente, ci vediamo la prossima settimana nei quarti, avete preso un osso duro come il Montecchio, perché almeno qua ha dimostrato di essere un'ottima squadra e sarà una bella partita. Sì, si vedranno delle belle partite, siamo contenti. Ciao mister, ciao. Grazie, ciao. Il Palermo ha segnato il numero 11 del Padova Filippo. Hai fatto il quinto gol? Sì, oggi è il quinto. Sai che sei dietro, sei secondo, eh? Succede. Solo che quello che ne ha sei non gioca più. No, quindi la possibilità di vincere ce l'hai solo tu per adesso. Cercherò di fare il massimo per raggiungere il capocannoniere. Di cosa fai se vinci la classifica cannoniere? Ti metti un altro orecchino? No. Dai, raccontami di te, come sei cresciuto. Sono cresciuto alla Casalese, poi... Ho fatto 3 anni qua a Colorno e basta. Hai fatto delle presenze in eccellenza? No, ho fatto solo qualche allenamento, la preparazione e sono stato in panchina una volta. Sì. Niente, non ti rimane altro che andare avanti con il Colorno e vincere la classifica cannoniera. Sì, spero. Ciao, in bocca al lupo. Anche a voi, grazie. Grazie.
No, piano, e poi viene fuori che non è la prima volta, è già un po' di investimento. Ragazzi, non prendi di milioni di euro. Sarebbe sarei tre volte a lavorare tardi. Ma che bella squadra anche vuoi trovare. No. Sì. Per il Colombo ha segnato il numero 9, Sementina Daniele. Non ha fatto due giocate, ragazzi. E anzi. Sì, ma di quelle buone però quello del genere. Partita dura, difficile, però tirata in fondo con onore, credo, e così. Il risultato in teoria era ancora aperto per un minuto. Sì, dai, abbiamo provato a giocarcela, anche se siamo partiti come gli ultra sfavoriti del girone, alla fine secondo me abbiamo reso onore alla nostra maglia. Sì, avete fatto un'ottima figura, cioè avete pareggiato due partite, perso una col Colorno 2-1, cioè, tra l'altro forse solo stasera si è visto molta differenza, però loro hanno fatto le finali dei regionali, in teoria sono due categorie superiori. Dimmi di te, dai. Allora, io ho fatto le giovanili alla Futura fino all'ultimo anno di allievi, poi sono passato in juniores, sempre a Medesano, e quest'anno che ho fatto la fusione sono passato al Fornavo Medesano. Sei di Medesano, quindi? Sì. Ti faccio il mio in bocca al lupo. Hai giocato, sono andato in prima, hai giocato quest'anno? No. Quest'anno sì, dai. Speriamo. Ti faccio i miei migliori auguri. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Danilo Uni con il numero 13, Davide Bersellini. Vai. Non c'è un gol proprio lei.
È stupendo. Per il Frosinone Mezzano ha crociato le distanze il numero 10 Federico Restiani. Ci stavo credendo.